Allora, Barbara, in questa, nella puntata di oggi di pomeriggio ci sono due spazi dedicati, possiamo dirlo, a San Gabriele. Ovviamente ci sarà, come abbiamo detto, come è stato un po' per tutta la, sarà ed è stato nei giorni scorsi, un approfondimento dedicato ai 100 giorni, ma adesso andiamo a San Gabriele perché il nostro Nico Centurame continua un po' il suo percorso. Nico Centurame, l'abbiamo già detto, ha preso la residenza proprio al santuario. No, Anche una scherziamo. Sì, camera c'ho la aveva scritta camera. Nico. Nico, lo prendiamo un po' in giro, ma lui veramente quest'anno ha dedicato tanto tempo a conoscere, a farci conoscere questa realtà così importante del nostro territorio. Noi, come sempre, con grande interesse seguiamo i suoi racconti e le sue interviste. Salve fratelli e sorelle, di pomeriggio. Siamo qui alla sala dei ricordi del museo degli ex voto di San Gabriele. E qui in questo luogo vediamo quanto amore, quanta risposta di gratuità, di generosità che i devoti hanno lasciato in questo santuario. In queste bacheche troviamo i segni di alcuni miracoli, di alcuni prodigi che ha compiuto San Gabriele, che i devoti hanno voluto che rimanesse un segno indelebile del loro rapporto con San Gabriele, di quello che San Gabriele ha fatto e ha toccato nel loro cuore e della loro vita. Inoltre vorrei farvi notare un'altra cosa, c'è anche una piccola raccolta di immaginette, di santini che, ci sono stati portati da un devoto di San Gabriele, Silvano Straccia di Colonnella, che ha voluto realizzare questa collezione di questi santini, dove ha voluto davvero presentare nel tempo quanta devozione è presente. Anche nelle immagini sacre, quante persone hanno toccato queste immagini, hanno avuto in mano queste immagini già quando era ancora venerabile o beato il nostro San Gabriele. Qui vediamo anche le immagini di come veniva presentato anche nell'urna ai piedi del Gran Sasso o insieme alla Dolorata e ad altri santi messi su queste immagini, un bellissimo ricordo di gratitudine e di riconoscenza per l'amore di questo giovane santo che i devoti hanno nei suoi confronti. Quindi questo è un grande segno di amore e di riconoscenza. Ora vogliamo continuare nel guardare i quadri della vita di San Gabriele che sono presenti qui in questo museo degli ex voto. Eccoci qui nel luogo dove sono queste immagini che mi invito a fermarvi a guardarli, che veramente sono dei quadri, sono dei capolavori nelle minuzie che l'artista ha voluto ritrarre e ci ricorda i vari passaggi della vita di questo giovane. L'ultima volta ci siamo soffermati proprio tra queste immagini dove vediamo l'arrivo di San Gabriele avvenuta qui a Isola del Gran Sasso il 10 luglio del 1859, quando
quando si trasferisce da Pieve Torina fa varie soste lungo il tragitto, perché allora non c'erano i mezzi di trasporto se non quelli di un mezzo di fortuna, che potrebbe essere anche un asino, dove mettevano su i loro fagotti che dovevano trasportare. E poi qui nell'altra immagine vediamo quando era il pomeriggio del giovedì che i religiosi avevano la possibilità di poter camminare due a due per parlare di cose sante, e lui ogni volta che incontrava qualcuno ben volentieri si soffermava nel accompagnare e guidare le persone che avevano bisogno. E lui poi aveva anche un privilegio, visto che la malattia che manifestava, il medico aveva detto che aveva bisogno di fare le camminate su per il Gran Sasso, e lui la mattina usciva e si inoltrava per la campagna fino ad arrivare a qualche collinetta intorno al convento per prendere buon'aria. Qui vediamo l'immagine in cui lui si mette a restaurare, a riparare quell'immagine dell'Addolorata che era stata ritrovata in soffitta, che era in cattive condizioni, la ripristina per poterla rimettere alla venerazione. La fa con tanta devozione, con tanta abnegazione di amore verso la Vergine Maria Addolorata. E in quest'altra immagine successiva troviamo il momento in cui in queste sue passeggiate, camminate, cercava di collocare anche delle le immagini sacre lungo i sentieri della campagna per far fermare quei bambini che erano i pastori che pascolavano gli animali, le pecore del paese, dei loro genitori. Lui si fermava e parlava con loro, insegnandogli a pregare l'Ave Maria, a pregare e ad avere la devozione verso la Maria Addolorata, verso la Vergine Maria. E questa ultima immagine troviamo il momento che ricorda la sua morte, avvenuta il 27 febbraio 1862. Il cronista padre Norberto racconta la mattina al sorgere del sole, mentre sorgeva un sole nel cielo di Isola del Gran Sasso, qui su questa terra si chiudevano i suoi occhi per aprirsi alla vita eterna. E racconta questo passaggio padre Norberto come davvero un momento di estasi, perché il suo volto, che era rigato dalla sofferenza, dal dolore, inizia a brillare di una luce totalmente particolare. E per questo che i padri hanno sempre pensato che in quel momento la Vergine Maria l'è venuta a prendere e accompagnarla all'incontro con il figlio, con Gesù Cristo. Poi queste altre immagini vediamo come la gloria, come viene immaginata la sua ascesa, la sua salita in paradiso al cielo, con la grande devozione e amore che i devoti, i fedeli di Isola manifestano nei confronti di questo giovane religioso che muore a 24 anni. E poi cosa succede? Che il convento è stato costretto a chiudere i battenti, e dopo qualche anno tutti i religiosi furono mandati via e questo convento rimase vuoto, senza nessuno. Dopo 30 anni i padri pensarono di venire a prendere il corpo di questo giovane santo, che ancora non era santo ma c'era rimasta il velo di santità, veniva tramandata questa immagine della figura di questo giovane, e pensano di venire a prendere il corpo. E guardate che organizzarono notte e giorno un assedio della chiesa, che non dovevano più portare via questo corpo da Isola del Gran Sasso, che doveva rimanere per sempre qui a Isola. Era a ottobre del 1892. E da quel giorno sono avvenuti tantissimi miracoli, tanti prodigi che hanno portato questo grande miracolo, questa grande opera che è la nascita di questo luogo, di questa fede e di questa devozione. Carissimi, anche in questo luogo c'è un angolo dove possiamo scrivere alcuni pensieri. Trovate un foglietto di carta con su scritto: caro San Gabriele, scrivi qui la tua preghiera a San Gabriele, dove possiamo lasciare queste nostre intenzioni di preghiera. Dopo che l'abbiamo scritta, la possiamo imbucare all'interno di questo contenitore, e noi una volta al mese lo svuotiamo e lo bruciamo, lo
affidiamo queste preghiere nella comunità. Noi tutti i giorni preghiamo per i nostri devoti che si affidano a San Gabriele, lasciano le loro intenzioni, le loro preghiere, e vogliamo che San Gabriele l'accolga queste preghiere e le presenti al Signore, perché è Lui che deve accogliere queste nostre preghiere e le deve esaudire, deve venirci incontro, deve tendere la sua mano. Noi esprimiamo quello che sentiamo nel nostro cuore e chiediamo al Signore che ci doni la sua benedizione. E con questo ultimo messaggio di continua comunione, partecipazione che la nostra comunità vive nei confronti di tutti i devoti sparsi in tutto il mondo, e grazie a Rete 8 che riusciamo a entrare in tante famiglie anche dove c'è la sofferenza e il dolore, mando la mia benedizione con la certezza di sentirci uniti nella preghiera, nell'amore verso il Signore. Auguri a tutti e vi aspetto qui nel santuario di San Gabriele.